Il film inizia nella città di Ogden Marsh, dove la gente del posto si sta godendo una partita di baseball del liceo. La partita però si interrompe all'improvviso quando il residente locale Rory Hamill entra in campo con un fucile in mano. Ha anche del sangue che gli esce dal naso. Lo sceriffo della città, David, si avvicina alla scena con cautela, mentre il suo vice Russell evacua il campo. David cerca di convincere Rory a gettare l'arma, ma quest'ultimo sembra quasi distratto. Alza invece il fucile, così David reagisce d'istinto e spara per primo. La sera, lo sceriffo incontra la moglie di Rory, Peggy, e suo figlio Kurt. Si scusa con loro, spiegando che Rory sembrava ubriaco, quindi non aveva altra scelta che sparare. Tuttavia, Peggy non gli crede e fa notare che Rory era completamente sobrio da anni. Il giorno dopo, David riceve una chiamata dal laboratorio forense e scopre con sorpresa che non c'era alcol nelle analisi del sangue di Rory. Confuso e sconvolto, torna sul campo, alla ricerca di qualche indizio. Lì, trova il preside della scuola locale, Ben, seduto poco distante mentre fissa il vuoto. Ha esattamente lo stesso sguardo assente che aveva Rory. David deve chiamarlo per nome un paio di volte per riportarlo alla realtà. Nel frattempo, all'ospedale locale, la moglie di David, la dottoressa Judy, incontra una donna del posto di nome Deidre. Ha portato suo marito, Bill, che ogni tanto si distrae. Il dottore gli fa diverse domande, ma Bill ripete semplicemente la stessa risposta ogni volta. Quella sera a casa, Deidre sente un rumore nel garage e corre a controllare. Trova la mietitrice Beatrice accesa, ma suo marito non c'è da nessuna parte. Decide quindi di spegnerla e inizia a guardarsi intorno in cerca di Bill. In questo momento Deidre sente suo figlio urlare, il che la spinge a tornare di corsa a casa. La stanza è vuota, ma il bambino arriva presto e le dice di stare zitta. Si spostano poi per nascondersi nell'armadio, dove il bambino dice che suo padre si comporta in modo strano e ha persino un coltello. Proprio in quel momento, sentono Bill salire le scale, quindi cercano di essere il più silenziosi possibile. Nonostante questo, l'uomo li trova comunque e chiude a chiave la porta di quella stanza. Ignorando le urla disperate della sua famiglia, procede a versare benzina dappertutto in casa e le dà fuoco. Quando i poliziotti, i medici e i pompieri arrivano a casa, Deidre e il bambino sono morti. In seguito a questo incidente, i vicini riferiscono che Bill stava solo tagliando l'erba mentre la sua casa bruciava. Una furiosa Judy gli urla contro per essere stato così indifferente di fronte a una tale tragedia, ma quest'ultimo si limita a fischiare. Più tardi, Bill viene portato alla stazione di polizia per aspettare il suo trasferimento e se ne sta lì fermo nella sua cella a fissare il vuoto. Altrove, appena fuori città, tre cacciatori stanno passando vicino a una palude, quando trovano un paracadute incastrato in alcuni alberi vicini. Lo tirano fuori rapidamente dall'acqua e scoprono il corpo di un pilota dell'esercito. Poco dopo, la polizia arriva sulla scena e Russell ricorda di aver sentito una voce di un aereo militare precipitato nella palude. All'epoca sembrava una grande bugia, perché non c'erano servizi televisivi o sui giornali sull'incidente. David e Russell decidono quindi di ispezionare la palude e scoprono presto che c'è un aereo sott'acqua. Mentre ciò accade, una telecamera di un drone ingrandisce la città di Ogden Marsh con le parole «avviare il protocollo di contenimento». Più tardi, David cerca da dove proviene l'approvvigionamento idrico della città. Conferma che proviene da quella palude e la prima casa che raggiunge è quella di Rory. Un aereo dell'esercito che si schianta in un fiume senza fare notizia è molto sospetto, così David pensa che qualunque cosa trasportasse l'aereo sta contaminando l'acqua e facendo ammalare le persone. Lui e Russell vanno quindi a trovare il sindaco per chiedergli di chiudere la fornitura idrica, ma quest'ultimo rifiuta, perché farlo ucciderebbe i raccolti e manderebbe in bancarotta l'intera città. Preoccupato per la sicurezza dei suoi cari, David decide di ignorare gli ordini diretti e va a chiudere personalmente la fornitura idrica. Rimuove persino la valvola in modo che nessuno possa riaprirla. Quando i poliziotti tornano alla stazione, sono turbati nel trovare Bill sanguinante sul pavimento della sua cella. Sembra che sia morto, ma poi si risveglia all'improvviso come uno zombie e cerca di attaccarli. Spaventato, David cerca di contattare i suoi superiori, ma scopre che le linee telefoniche e internet non funzionano. Esce poi fuori, solo per scoprire che la città sembra sinistramente deserta. In quel momento, una misteriosa macchina nera scatta delle foto a David, ma quando lui cerca di avvicinarsi si allontana rapidamente. Spaventato da questi eventi, lo sceriffo torna a casa e cerca di convincere la moglie a lasciare la città per qualche giorno. Judy però rifiuta perché è un medico e la gente ha bisogno di lei in caso di emergenza. Mentre parlano, Judy vede qualcuno fuori casa e avvisa il marito. David esce per controllare la stalla, solo per essere arrestato da un gruppo di soldati. Lo trascinano su un autobus dove trova molti locali rapiti, tra cui Judy e Russell. L'autobus li porta poi in un campo militare,
allestito presso la scuola locale, dove le persone vengono tenute dietro delle recinzioni. Il gruppo viene portato attraverso alcune tende per essere sottoposto a scansione per la radioattività e la temperatura corporea. Tutti coloro che hanno risultati anomali vengono separati dalle loro famiglie, anche se sono bambini. Sfortunatamente, la temperatura di Judy è alta e i soldati la portano via. David cerca di combattere i rapitori, ma viene facilmente sopraffatto e messo fuori combattimento. Dall'altra parte, Judy viene legata a una barella e portata dentro una tenda. Vede molti soldati con maschere, la gente del posto che soffre e macchie di sangue ovunque. Poco dopo, Judy viene sedata forzatamente, il che la rende incosciente. Quando si sveglia, si ritrova in una stanza con decine di persone legate a barelle e sente rumori violenti all'esterno. Sembra che un'auto si sia schiantata contro le recinzioni del campo e le persone ne approfittano per scappare. Mentre i soldati cercano di fermarli, scoppia una rivolta violenta e le persone malate violano l'area di contenimento. Ciò causa il caos e soldati e dottori sono costretti a fuggire in elicottero. Nel frattempo, David si sveglia all'interno di un camion che lo ha portato in un altro campo. A tutti viene dato un braccialetto che li contrassegna come non infetti. Apparentemente, tutte le persone sane verranno trasferite, ma David si rifiuta di andare via senza sua moglie. Un vicino gli dice che la città è stata chiusa e che i posti di blocco su ogni autostrada hanno ucciso intere famiglie che hanno cercato di scappare. Nonostante questo, David riesce a sgattaiolare via e torna alla stazione di polizia. Trova la sua arma e viene presto raggiunto dal suo vice Russell. Entrambi si nascondono immediatamente quando sentono la stessa macchina nera di prima che passa fuori. David spiega in seguito che Judy ha la febbre solo perché è incinta e convince Russell ad aiutarla a salvarla. Nel frattempo, Judy vede la sua amica Becca su una barella lì vicino e i due iniziano a conversare. Vengono però interrotti dal preside della scuola Ben, che è coperto di sangue e porta con sé un forcone da contadino. Chiaramente infetto, inizia a muoversi per la stanza uccidendo i pazienti senza pietà. Alla fine si avvicina a Becca, ma prima che possa pugnalarla Judy urla per distrarlo. Ben si fa quindi strada verso di lei e alza il forcone per finirla per sempre. Fortunatamente, David e Russell arrivano appena in tempo e gli sparano a morte. Salvano poi le due donne sopravvissute ed escono, dove trovano cadaveri ovunque. In seguito, il gruppo inizia ad attraversare la città, che è stata completamente sventrata. Cercano un'auto funzionante, ma si nascondono rapidamente dietro un camion quando sentono un rumore. Si scopre che sono i cacciatori di prima, che sparano alle persone infette prima di gettare i corpi nel retro del loro camion. Fortunatamente, se ne vanno presto, e il gruppo può continuare ad andare avanti. I quattro alla fine arrivano vicino a una casa che appartiene al fidanzato di Becca, Scotty. Si precipitano poi dentro e lo trovano nascosto e completamente sano. Scotty rivela che anche sua madre sta bene e sta raccogliendo provviste. Sfortunatamente, le cose prendono una brutta piega quando un gruppo di soldati circonda poco dopo la casa. Il gruppo si nasconde nel fienile e guarda mentre un soldato trascina fuori la vecchia signora. Scotty non riesce a sopportare di guardare, quindi ignora gli avvertimenti dei suoi amici e corre fuori per aiutare sua madre. Sfortunatamente, questo si rivela un grave errore, poiché lui, insieme a sua madre, vengono brutalmente colpiti e uccisi. I soldati usano quindi un lanciafiamme per dare fuoco senza pietà ai loro corpi. La mattina dopo, il gruppo arriva a casa di David, dove Russell sta riparando una vecchia macchina. Gli altri raccolgono le provviste, mentre Judy decide di passare all'asilo per salutarla. A sua insaputa, una delle sue colleghe infette, Peggy, è dietro di lei. Pochi istanti dopo, David sente un rumore e corre all'asilo, solo per trovare Judy legata a una sedia. Un kart infetto salta fuori dal nulla per attaccarlo, ma David lo respinge e riesce a pugnalare Peggy con un coltello lì vicino. Il pericolo non è ancora scongiurato, perché il barbaro kart cerca di causare qualche danno, ma Russell arriva giusto in tempo e gli spara a morte. Più tardi, il gruppo se ne va in macchina, e dopo aver guidato per un po' Becca inizia a tossire. Russell pensa che possa essere infetta, il che provoca una discussione tra tutti. In quel momento, notano un elicottero che passa e David nasconde il veicolo in un autolavaggio lì vicino. Mentre aspettano che l'elicottero se ne vada, Becca vede qualcuno fuori. La piattaforma all'improvviso inizia a muoversi, mentre il lavaggio viene acceso. Poco dopo un gruppo di dipendenti infetti circonda il veicolo e inizia a rompere i finestrini. David combatte contro uno di loro, mentre un altro allunga la mano verso Becca. Lei coraggiosamente gli fracassa la testa contro l'auto e lo allontana con un calcio. Anche David riesce a spingere via l'altro tizio, ma un altro dipendente infetto mette un tubo attorno al collo di Becca e la tira fuori dall'auto. Percependo la minaccia, David e Russell scendono e iniziano a uccidere gli zombie intorno a loro.
Tuttavia, è troppo tardi, perché Becca è già morta per le ferite. A peggiorare le cose, l'elicottero vola e fa esplodere la loro auto. Nessuno dei membri del gruppo è ferito, ma ora sono rimasti senza mezzi di trasporto. Nella scena successiva, il trio rimanente inizia a camminare lungo la strada e alla fine trova il camion di Russell. Purtroppo anche quello è inutile, perché gli pneumatici sono stati danneggiati dai chiodi. Proprio in quel momento, vedono la misteriosa auto nera avvicinarsi. Russell afferra rapidamente i chiodi e li lancia sulla strada, facendo ribaltare e schiantare l'auto. Poco dopo, un agente esce fuori strisciando e David lo mette all'angolo chiedendogli spiegazioni. L'agente rivela finalmente che l'aereo che hanno trovato nella palude stava trasferendo un prototipo di arma biologica progettato per destabilizzare una popolazione. In realtà era diretto in Texas, dove doveva essere distrutto, ma l'aereo è finito per schiantarsi vicino a Ogden Marsh. Dopo aver sentito questo, un David furioso colpisce l'uomo e gli chiede di aiutarli subito, ma Russell, che si sta comportando in modo sempre più aggressivo, uccide l'uomo con un colpo. Spreca poi tutti i proiettili del fucile sparando in aria. Dopo questo, fissa il cielo e finalmente ammette di essere stato infettato. Russell sa che la fine è vicina, ma vuole solo camminare con loro ancora un po' per non sentirsi solo. Qualche tempo dopo, il gruppo scopre che la strada per l'autostrada principale è bloccata, ma Russell dice che può fargli guadagnare un po' di tempo. David gli dà quindi la pistola, e in un eroico atto di sacrificio Russell corre verso i soldati per distrarli. Cerca di usare la pistola, ma viene colpito quasi immediatamente. Nonostante questo, fa guadagnare abbastanza tempo a David e Judy per aggirarsi furtivamente e attraversare il confine della città. Alla fine, arrivano a una stazione di servizio, dove trovano tre camion carichi che avrebbero dovuto evacuare le persone sane. Ci sono diversi cadaveri all'interno con bossoli di proiettile sul pavimento, a indicare che questo era il piano del governo fin dall'inizio. Fortunatamente, c'è anche un camion funzionante parcheggiato vicino alla stazione di servizio. Dopo questo, David si dirige verso un garage vicino per raccogliere provviste per la loro fuga. Lì, trova una radio militare abbandonata che trasmette un messaggio, dicendo che qualcosa di grosso accadrà tra 10 minuti. Ciò preoccupa David, quindi torna di corsa alla stazione di servizio e la coppia sale sul camion. Prima che possano però scappare, un cacciatore afferra la gamba di David e lo trascina in una rissa. Un secondo cacciatore cerca di entrare nel camion, ma Judy lo uccide immediatamente con una pistola. Dopo aver scambiato qualche colpo, David riesce a coprire il cacciatore di olio e gli dà fuoco. Si allontana poi dal posto e guarda il suo aggressore morire di una morte orribile. Poco dopo, la coppia sale sul camion e finalmente lascia la città. Poiché David ha portato con sé la radio militare, ascoltano un conto alla rovescia che presto raggiunge lo zero. Improvvisamente, sentono un'esplosione e una luce molto intensa illumina l'intera area. Si scopre che l'esercito ha fatto saltare in aria l'intera città per finire i sopravvissuti rimasti. La bomba invia un'onda d'urto tale che raggiunge il camion e lo fa volare fuori strada. Pochi istanti dopo, David striscia fuori dal camion ribaltato e riesce a salvare Judy. Camminano poi con cautela verso il centro della strada, dove guardano la loro amata città natale che viene spazzata via dall'esistenza. La coppia ora inizia a dirigersi verso la città più vicina nella speranza di iniziare una nuova vita, ma, a loro insaputa, una telecamera di un drone è su di loro e mostra le parole avviare il protocollo di contenimento. Nella scena finale, i notiziari di tutto il paese riferiscono che la città è stata invasa da un normale incendio che non è stato possibile fermare a causa del vento. L'esplosione è stata attribuita a un impianto chimico petrolifero, che è saltato in aria nell'incendio. C'è un giornalista sul posto, ma una persona infetta interrompe improvvisamente la trasmissione. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.